Ciao a tutti, sono Matteo Bracci, nato a Pisa il 15 febbraio 1998, abito a Filettole, che è un paesino, una frazione di Vecchiano, sempre in provincia di Pisa. Io fin da piccolo ho giocato a pallone fino a quando avevo 6 anni e ho iniziato a Madonna dell'Acqua. Il tuo ruolo? Il mio ruolo è, sono nato come punta lì. E poi avanzando negli anni mi hanno sempre spostato verso destra e sinistra e ho fatto la seconda punta. E sempre giocato trequartista o esterno a destra e a sinistra. Gioco soprattutto col destro, sono destro, però posso giocare anche di sinistra, non c'è nessun problema. Però il mio piede favorito è il destro. Durante la mia carriera sono passato da Madonna dell'Acqua a giocare a Margine Coperta, dove abbiamo vinto il campionato nazionale, e subito dopo sono andato a Pontedera per poi andare a Pisa e esordire in Coppa Italia in Serie C, e subito dopo sono andato in prestito a Viareggio in Serie D, e al ritorno sono tornato a Pisa e ho fatto la primavera. Dopodiché ho intrapreso la mia avventura tra i dilettanti in maniera più, diciamo, approfondita, e ho esordito in eccellenza nel Casse Fiorentino. Subito dopo sono andato a Poggi Ponzi, da Poggi Ponzi a San Gimignano, in Serie D. Poi sono andato a Poggi Ponzi a metà anno e l'anno dopo sono andato a Cascina. Poi a Cascina ebbi un problema al cuore, stetti fermo 5 mesi, dopodiché venne il Covid nel 2020 e i campionati si fermarono. Riniziarono dopo tutte le visite del caso, sempre a Castel Fiorentino, dove però ci fu la seconda ondata di Covid e il campionato per il Castel Fiorentino si interruppe lì e di conseguenza anche il mio, e non si partecipò al campionatino e quindi stetti praticamente 2 anni fermo. A quel punto sono andato a Santa Croce, alla Coiopelli, dove abbiamo avuto un gran bel risultato e ahimè abbiamo perso per la mia seconda volta abbiamo perso gli scontri ai playoff nazionali, visto che l'avevo già persi a Poggi Ponzi in finale nazionale. E l'anno scorso sono andato a San Miniato a inizio anno e a metà anno sono tornato a Santa Croce e lì diciamo che ho sofferto per la terza volta la sconfitta nel girone e nelle semifinali dei campionati playoff nazionali. E quindi, però, diciamo che comunque sia complessivamente le 2 annate a Santa Croce sono state molto importanti, abbiamo raggiunto dei buoni obiettivi che spero si possano migliorare quest'anno. Anche te, come per esempio Cornacchia che abbiamo sentito poco prima, hai girato tantissimo anche se sei giovanissimo, quindi sei un giocatore giovane ma con grande esperienza. Sì, diciamo che l'esperienza più formativa e bella è stato l'anno dove ho esordito in Serie C a Pisa e in Coppa Italia, dove il mister Favarin mi ha insegnato tanto, ho fatto il ritiro con loro, ma paradossalmente l'esperienza più importante è stata quella in Serie D. Serie D a Viareggio, dove grazie a mister Masi e a tutti i componenti della squadra mi hanno veramente fatto crescere. E ho capito come e cosa si prova a giocare con gli adulti, con le persone grandi che devono portare, insomma, la pagnotta a casa e quindi ci mettono il 110%, e lì diciamo che la mia mentalità ha fatto uno step in avanti e quindi da lì diciamo che ho tirato giù la testa, ho iniziato a lavorare, cosa che magari mi era mancata prima, dove avevo avuto delle opportunità più grandi, però avendo una testa diversa non sono riuscito a sfruttarle appieno. Se avessi avuto quella testa lì, magari prima potevo fare qualcosa in più. Però diciamo che è un'elezione che mi è servita e che mi sta servendo tuttora. Lo scorso anno ci siamo incrociati un paio di volte e ti ho intervistato tutte e due le volte. E mi sembra, se non ricordo male, di averti detto che mi eri piaciuto in entrambe le occasioni. Quindi sono felicissimo che sei approdato a Massa. E
Mi auguro ovviamente che ripeterai il campionato scorso che ti ha dato tante soddisfazioni. Quali sono i tuoi obiettivi personali e di squadra? Io tanto ti ringrazio. Poi mi ha intervistato 3 volte, anche alla finale nazionale contro il Perignano, contro Cornacchia. E, i miei obiettivi, soprattutto personali, sono di poter fare, di realizzare più gol, perché comunque sia gli assist ne ho fatti alcuni l'anno scorso e purtroppo ho avuto dei problemi alla prima parte dell'anno, non fisici diciamo a livello calcistico, ma mi sono rotto il tendine di una mano, di un dito della mano, e quindi sono dovuto stare fermo 2 mesi, 2 mesi e mezzo, quindi praticamente il primo girone l'ho perso. Ma quando eri a San Miniato? Esattamente. San Miniato, che incredibilmente, scusa se faccio questa parentesi, lo scorso anno è retrocessa, c'aveva un organico incredibile, eppure retrocessa. Purtroppo l'esperienza ai ragazzi non è andata diciamo come desideravano. Io venni via a metà anno, diciamo per una scelta del direttore, e trovammo un punto d'accordo. Ho avuto la fortuna di avere un'altra chance a Santa Croce, dove comunque se abbiamo continuato il lavoro dei primi 5 mesi, abbiamo raggiunto un buon obiettivo. E il mio obiettivo di quest'anno è spero di poter fare quello che non ho fatto negli ultimi 2 anni, cioè di vincere il campionato, perché la squadra secondo me c'è, il mister c'è, lo staff c'è, e tutto il mondo massa c'è, mi sembra che comunque sia, sono sempre presenti tutti i giorni qui al campo, insomma dimostrano tantissimo attaccamento a livello di diciamo dirigenti, del direttore è sempre qua, e ovviamente non metto, diciamo che sono tranquillo, perché i tifosi al di fuori del mondo del campo, i tifosi sicuramente ci sosterranno, ci aiuteranno, spero che non ci rimproveranno, perché spero che l'annata vada molto bene, noi ce la metteremo tutta ovviamente, e stiamo lavorando tanto, e sono contento della mia scelta, e spero di ripagare i dirigenti, il mister, lo staff, i tifosi, e di poter eseguire un'annata molto, molto positiva. Hai cominciato la preparazione leggermente in ritardo rispetto agli altri, però sicuramente dall'alto della tua esperienza un'idea sulla squadra te la sei fatta. Come ti trovi e come ti sembra che si stia sviluppando questo lavoro che deve portare al 3 di settembre ad avere una squadra capace di farsi valere su tutti i campi? Ma io l'ho parlato anche col mister. Mi ha fatto appunto questa domanda e gli ho detto che a me la squadra mi ha impressionato in positivo, e sono rimasto veramente colpito, perché abbiamo tantissima scelta, tantissima qualità, e poi è un bel gruppo, è un gruppo formato da ragazzi bravissimi, e il mister e lo staff che ci mettono del loro e riescono ad amalgamare bene questo gruppo, e soprattutto a livello umano sono molto contento, e poi ovviamente anche a livello calcistico prevedo che comunque sia la forza della squadra si faccia valere durante il campionato. Benissimo, ti auguro di far avverare tutte le tue previsioni. Io spero che anche le previsioni che ho detto si avverino per la Massese. Grazie. Grazie a te.